adoro salto in lungo, no? Peggio dei bambini, potrei stare nella sabbia a saltare all'infinito. Una specialità che richiede molta concentrazione, perché tu sei da sola in pedana e devi correre, devi stare attenta alla direzione, devi stare attenta al conteggio dei passi, devi stare attenta al gesto. Quando sei così tanto concentrata, dopo un po' ovviamente il sistema nervoso non ce la fa più. Però la voglia, siccome la passione è tanta, la voglia c'è di continuare all'infinito, anche se non ti alzi più da terra, insomma. Sono arrivata in Italia a 17 anni, ci siamo ritrovati ovviamente nella casualità in un gomone. In realtà non era previsto, perché noi dovevamo partire in traghetto, poi ci siamo ritrovati d'inganno su questo gomone, molto impauriti con mio papà e mio fratello. Ero terrorizzata, perché io non so nuotare, quindi il mio terrore era: oddio, se cado in acqua è finita. Faceva molto freddo perché era dicembre, però riuscivo a vedere ancora un po', e quindi quello che mi ha tranquillizzato, oltre all'affetto dei miei e l'abbraccio di mio fratello e di mio papà, è quello di vedere che l'acqua e il mare era calmo, no? Come se fosse un mare d'olio, tranquillissimo. E poi vedevo tante stelle, le vedevo in maniera un po' circolare, no? Come se fosse una spirale verso l'alto. Una foto che mi rimane ancora nella mente oggi ed è bellissima. E penso che l'amore è cieco, proprio perché non c'è bisogno di guardare una persona per innamorarsi. Quando ti innamori di una persona è il feeling, no? È l'intendersi Tra le due persone, ma non solo l'innamorarsi in una coppia, ma anche l'amore tra le persone, l'amore tra amici, tra conoscenti, tra compagni di squadra. Ci siamo conosciuti proprio qui, proprio il sabato, non so se era il 19, comunque era l'identico, lo stesso weekend di 3 anni fa, lo stesso luogo. E quello che ci ha messo in contatto, eravamo vicino alle ringhiere della pista, vicini a vedere le gare, avevamo finito entrambi di competere, e lui era lì con me che stava cercando di approcciarsi. Emanuele a un certo punto mi dice: vuoi un Kinder? Io ho detto: ok, grazie. Dialogo nel buio è una mostra al buio dove io ho lavorato per 7 anni. Si trova all'Istituto dei Ciechi di Milano ed è un percorso multisensoriale. Ci sono 5 ambienti di vita quotidiana che sono rappresentati al buio, dove si invertono un po' i ruoli, perché le guide sono non vedenti o ipovedenti e i visitatori sono vedenti, o comunque sono tutte quelle persone che vogliono provare questa esperienza. E per me la danza è tutto, no? Ti senti leggera, ti senti volare, ti senti in un sospesa, no? Sospesa dalla realtà, non pensi a nulla, ti lasci andare ascoltando proprio il partner, ascoltando la musica. È la parte dello sport che attualmente mi prende più tempo, alla quale io dedico tutti i miei giorni, ed è la priorità su tutto attualmente. Infatti proprio per questo anche il lavoro mi ha dato le grandi opportunità di poterlo praticare, perché mi ha messo in condizioni di essere, diciamo, libera nell'allenarmi con i tempi adeguati, con i giusti ritmi,
e quindi mi supporta, per cui ringrazio davvero Allianz Global Assistance per questa opportunità che mi ha dato e che continua ad accompagnarmi e supportarmi fino ad arrivare ovviamente a Rio. La nostra pagina mia e di Emanuele si chiama La Coppia dei Sogni. L'abbiamo fatta proprio insieme perché insieme seguiamo questo progetto che ci accompagnerà e o comunque che noi vogliamo che ci accompagni fino a Rio, con l'obiettivo di entrambi di fare parte della nazionale in partenza per Rio. E in questo progetto le cose che ci comunano sono l'amore, la passione e il fatto che condividiamo insieme lo stesso sport. Anzo, ti sei preparato, eh? Oddio, è proprio oggi che noi festeggiamo i 3 anni dove ci siamo conosciuti con te.